Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché c'è anche il nuovo evento estivo che bisogna ovviamente commentare e discutere insieme. Difficoltà X1 ed X2 che come sempre non lasciano tante spiegazioni, in quanto sono comunque degli eventi anche abbastanza semplici per come sono stati concepiti, ma che effettivamente potrebbero mettere un pochettino in pensiero, se così si può dire, chi effettivamente non ha in generale dei setup o comunque dei personaggi da poter sfruttare. Io fortunatamente, per quanto riguarda il fuoco, ho sia Zac che Cloud, entrambi con Arcanum Fuoco, di cui Cloud fisico e Zac magico, quindi riesco in un modo o nell'altro a gestire entrambe le richieste che vengono effettuate dal nostro boss, dove appunto si richiede il danno fuoco e vengono consigliati danni magici, anche se in realtà vi posso dire che anche danni fisici vanno bene. Non so perché effettivamente richiedano più danni magici, cioè se devo essere sincero, perché il boss una volta che si indebolisce praticamente subisce sia danni fisici che magici elevati. Infatti il combattimento di per sé è molto semplice, dove il boss si divide per tre volte. Una volta battuti i minion queste tre volte di moltiplicazione, il boss si stunna e praticamente si può rushare nel fare danni sul single target. Nel momento in cui finisce la fase di stun, il boss continuerà ad evocare ancora minion, ma sarà debuffato. Quindi si potrà tranquillamente convogliare poi tutta la potenza di fuoco verso il boss principale. È un combattimento che giustamente va a premiare la nuova Yuffie e la nuova Lucia, che giustamente fanno danni AOE e vengono in un qualche modo identificate e classificate dentro questi danni AOE elevati. E giustamente vi aiutano perché qui il nostro boss, ovvero il Flan, il budino, si divide in continuazione. Quindi bisognerà convogliare le forze verso i minion singolarmente oppure fare danni AOE per cercare di eliminarli entrambi subito e quindi velocizzare un po' la situazione. Il team che vi propongo io è un team comunque senza curatore, senza bisogno di fare tanti giri di parole. È un team estremamente offensivo che riesce a giocare in auto sia la X1 che la X2. Mi sembra abbastanza ovvio. È un team molto forte, che ovviamente presenta un Sephiroth, un Zac e un Cloud, tutti incentrati nel fare danni. Per quanto riguarda Sephiroth abbiamo un setup prettamente offensivo con ovviamente danni magici elevati grazie alla Protector's Blade e ovviamente la Crimson, che come potete vedere è più che maxata, quindi riesce a fare comunque tanti danni fuoco AOE. Potrei metterla come arma principale, ma preferisco mettere la Protectors per aumentare il buff magico di attacco di Zac, visto che anche Zac è comunque attaccante magico, quindi prendiamo i bonus così come è giusto che sia. Pochi HP per tutti quanti, circa 8-9.000 HP, perché sono tutti proiettati verso l'offensivo. Infatti in questo caso ho, per quanto riguarda Sephiroth, boost magico, boost qua in questo caso... Sono tutte armi messe anche un po' a caso, perché per esempio qui ho fatto, diciamo, in alcuni casi, cioè in questo caso specifico ho fatto il best equip proprio perché non avevo sbatti di fare il team. Infatti qui per esempio la Bald Eagle non c'entra niente, fondamentalmente qui la Bald Eagle non c'entra niente. La Wing Edge sì, perché mi aumenta il boost magico, quindi va bene, ci può stare. E poi la Heavy Hoser, che mi aumenta in generale tutto, sia l'attacco magico, cioè sia l'attacco magico fisico che l'ability in generale. E infatti, come potete notare, abbiamo comunque dei boost molto strani. Se ci fate caso, abbiamo dei boost molto strani. Però in questo caso, soprattutto nell'X1 e nell'X2, dove veramente non c'è particolarmente bisogno di impegno, letteralmente non c'è bisogno di impegno, per chi ha un account navigato come il mio può tranquillamente andare di auto equip
e gestire la situazione con tutta facilità. Ovviamente gestisco soltanto le armi principali che so debbano essere quelle, poi per il resto me ne frego. Anche Zac, in questo caso Arcanum magico, in questo caso fuoco, con doppio setup fuoco, arma free to play che mi consente di fare danni AOE, e l'arma invece principale che mi consente di aumentare le mie statistiche. Statistiche anche in questo caso molto strane, semplicemente per il fatto che le Protectors vengono favorite per il boost Magic All, semplicemente per quello. Infatti, come potete vedere, abbiamo praticamente un boost Magic All di livello praticamente 9, che sarebbe ben superiore rispetto a quello totale, perché abbiamo 5 e 4 che fanno 9, ma considerate che comunque vengono considerati singolarmente, quindi abbiamo un 22% in questo caso, con l'aggiunta di un altro 18%. Quindi direi ottimo dal punto di vista magico proprio dei personaggi. Subweapon anche qui tutte quante un po' così, anzi qua in realtà forse le ho un po' sistemate, perché appunto boost magico fuoco, boost attacco magico fisico fuoco, e poi HP difesa magica, giusto per avere un pochettino in più di HP, perché sennò sarei stato veramente con il culo per terra letteralmente. Mentre invece per quanto riguarda Cloud, forse quello che è sistemato meglio in generale, perché ovviamente ha un setup fisico fuoco molto concreto. Anche le subweapon in questo caso sono molto più specifiche per quanto riguarda il danno fuoco, che ovviamente viene incrementato d'attacco fisico, magico fisico e HP, che mi consentono comunque di avere delle statistiche più che valide. E infatti Cloud, essendo quello più buildato bene, mettiamola così, avrà Ifrit come summon per fare più danni. Danno fisico al massimo, boost fuoco addirittura all'8, quindi molto 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 buono, e 4400 di attacco fisico, che sono una bellissima cifra. Detto ciò, non c'è veramente altro da aggiungere su questo team, perché gira praticamente tutto in auto. Ovviamente l'X1 e l'X2, ripeto, non sono più difficoltà diciamo che possano preoccupare un giocatore veterano, ma faccio comunque queste guide, faccio comunque questi setup proprio per cercare magari di aiutare chi sta ricominciando, chi gioca da poco e chi magari vuole un'idea sul cosa buildare, sul cosa fare in un evento del genere. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, vi lascio alle run delle 2X e noi ci becchiamo alla prossima.知らずだな。
Deus.